Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kevin e oggi siamo tornati. Il video non è clickbait. Velocissimamente noi ci spostiamo subito a sta Cina perché ci sono un sacco di cose che dobbiamo vedere. Quindi andiamo e spostiamoci. E questo, ragazzi, è Brostars cinese. E oggi siamo dentro. Per la prima volta in assoluto faccio un video di Brostars in Cina perché è qualcosa di incredibile. Ci sono un sacco di cose che vi devo mostrare, soprattutto il gameplay. Tutto vi devo mostrare. Già vedete robe assurde che andiamo a vedere con calma. La prima cosa che facciamo, logicamente, facciamo una partitina che vi mostro una partita in Cina immediatamente perché è qualcosa di incredibile. Ah, oh, 8 Brostars, due shelly così, in partita. Due shelly. Ho 8 Brostars. No, ma quanto è diverso, regà. Madò. Non è che sì, il gameplay è sempre uguale, comunque vada, però fate nulla di strano. Non c'è una cosa rossa, ma c'è una cosa. Tutto lo schermo diventa bianco in Cina. Vedo un sacco di youtuber che stanno provando sto Brostars. Diciamo, guardate, sono l'unico italiano in game. In game. Non ci credo. Cioè, ma guarda. No, raga. Aiuto, come. Non so se questa cosa è più bella. Cioè, guardate i colori della nube. Non sono rossi. Cioè, soprattutto le schermate di comba. Cioè, robe assurde. Noi cerchiamo di vincere. Cioè, è assurda sta cosa. Però per essere in Cina non è che va troppo male. Cioè, è assurdo, raga, tutti lo potete avere. Scaricate WeChat, cercate qualche youtuber e ve lo mostro. Io non sto adesso qui a mostrarvi. Praticamente in poche parole. Io là sopra vedo un tasto che noi andiamo a premere. Ah no, lo deve premere anche il mio alleato. Teoricamente dovremmo morire, nulla di che. Cioè, ci fa morire prima. Così ci arrendiamo. Però potrebbe essere utile il vero The Brostars. Prima di morire, tipo. Mi arrendo, basta. Non voglio vincere. E mi fa vincere. Le coppie si vincono ugualmente. Ah, ci sono le Wonder Strike. E poi un'altra cosa. Brostars Cina è un pochettino più indietro di noi degli aggiornamenti. Ecco perché vedete tutto. Tema epico. Un emote di penna. Super raro. Sembra che ho più fortuna qui. Abbiamo sbloccato una bella soglia del pass e uno strapuoto. Boom! Cosa ci dà? Nulla, praticamente, perché siamo in Cina ed è assurda. Allora, adesso nelle cose interessanti le andiamo a vedere. In poche parole, in Brostars Cina una cosa importante, a differenza dell'Italia, qui i crediti, essendo che qua non vi si vedono da qua, ma anche da qua, li sblocchiamo. I crediti che noi andiamo a sbloccare li sblocchiamo per comprare le casse. Cioè, non è come in Italia. E a differenza, non c'è la star rotta. Qua li possiamo conservare e comprarsi le box. A differenza di Italia, qua c'è più casualità. Questa cosa non la vorrei tanto nell'originale, sinceramente. Cioè, guardate, qua ci sono i crediti. Li andiamo a consumare per sbloccare Brawl. Ma nulla di strano, vedete nella Trophy Road. Qua i Brawl, se guardate bene, sono come tanto tempo fa. I Brawl sono all'interno delle coppe, come era anni fa. Cioè, è qualcosa di incredibile sta cosa, sembra una mod. Poi non è finita qui, perché adesso vi mostrerò le box. Questo è il negozio in queste condizioni. Questo è come se fosse la vecchia versione di Brawl. Guardate qui. Cosa c'è? Andiamo più avanti. Notate nulla di strano. Ci sono ste valute qui, totalmente nuove. Come vi avevo promesso, qua ci sono le casse. E noi
Per essere nostalgici delle piccole casse che io beccavo i Brawl ogni tanto nelle piccole casse, ecco che andremo a fare. Apriremo una cassa. Una. Eccola qui, raga. Ricorderemo per sempre questa box. Aiuto. E così abbiamo sprecato i crediti. Vedete, li sblocchiamo da qui. Non è come in Italia. C'è sempre una mod. E c'è anche sta valuta qua, che penso che sta valuta qua solo pagando si ottiene. È una valuta un po' inutile. Mi sa un po' di più di Petuin all'interno della Cina rispetto all'Italia. Poi ci sono altre cose. Questo tastetto qui che vedete dall'inizio del video, che se no qui mi venite a tastare che è. Come potete qua vedere, c'è la prima super skin, che adesso ve la mostro. E ci sono anche queste cose tattiche molto belle. Si possono ottenere gemme gratis. Un sacco di roba gratis totalmente. Qua c'è questo premio. Una volta regalavano anche bling. Ci sono un sacco di cose. Proprio tantissime. E da proprio da questo tastetto qui c'è il trailer. Da qui penso che possiamo vedere infatti le ricompense che si ottengono. Cos'è sta roba? Una specie di valuta strana, al momento non so cosa sia. Però secondo me è qualche valuta interessante. Molto bello. Poi vediamo che altro ci sta. Allora, adesso noi andremo in classifica per mostrarvi dei player che posseggono questa super skin, perché voi volete anche voi vedere queste skin clamorose. Ve la faccio vedere. Non vi mostro il gameplay perché non c'è il video, ma vi mostro le schermate. Questa, raga, è una super skin. Porca paletta, quanto è bella. C'è da dire che sono davvero incredibile. Ma questo, raga, questo è lo Spike Super Skin. È lo Spike Super Skin. Cioè, raga, gli effetti non ve li sto manco a dire, perché sono incredibili. Sono incredibili gli effetti di quelle skin. Adesso andiamo a vedere un'altra cosa. Se avete visto, ci sono cose diverse da qua in Italia. Tipo praticamente questa robetta qua. Questa robetta qui, noi andando a selezionare questa cassa, guardate, ci appare una cassa. E la possiamo mettere in ogni Brawl. Tipo in Penny, che possiede due torrette, andiamo a mettere questa cassa. Guardate che succede. Cioè, come se si buggasse. E andando a selezionarla, potete selezionare le skin. Incredibile. Adesso inizia l'argomento più importante del video. Vedete lì sopra un 8? Guardate che succede se vado qua. È cambiata anche la musica, l'avete sentita? Andando ad aprire queste box, guardate che possiamo trovare al suo interno delle piccole casse. E queste piccole casse, adesso molti di voi mi vanno a dire: ma che contiene, Kevin? Cosa contengono? Guardate, contengono queste cose. Tipo, avete presente le bustine dei panini che andiamo a prendere? Troviamo queste cose. Come potete vedere, abbiamo proprio un libro tutto a tema. Cioè, incredibile. Cioè, come andiamo a sbloccare queste monete? Teoricamente, livellando. Più noi livelliamo, più andiamo a sbloccare sta robetta qua. Cioè, guardate quante ce ne sono. C'è anche questa della scuola, bellissime. E se notate nel libro appare il mio nome. Kevin, che figata. Sono in totale quante sono da sbloccare? Un pochino. Poi ci sono queste valute molto strane. Se non erro, ragazzi, gli sblocco sono davvero poche. Dovrebbero essere 50. Guarda, si vede da qua. Mi sa che sono 50, raga. Abbiamo anche il tutorial.
Cioè abbiamo anche il tutorial. Incredibile sta cosa. Adesso, raga, parte la cosa più assurda di sto video. Stiamo parlando di questo. Cos'è sta cosa? Adesso mi venite a dire cos'è? Dopo tutto sto badadac che vi ho detto, questa è praticamente, dovrebbe essere una mappa open world. In che senso? Noi facciamo una partita su questa. Guardate che succede appena ci entro. È diventato un gioco open world ed è davvero bello. E da questa modalità possiamo andare a vedere le super skin. C'è anche l'albero di Natale. Guardate, si bugga tutto perché stiamo oltrepassando. C'è anche un bello Spike. Ciao bro. Bro Scav, bellissimo. Da lì andiamo a vedere tutte le super skin assurde. È praticamente una mappa open world. È una mappa open world di divertimento. Ed è bellissima sta mappa open world, sinceramente. Ci sono un sacco di cose. Ci sono anche le sale videogame. Raga, è assurda sta cosa. Se non erro, di qua non si può passare. Non si può andare oltre. E da qui no, no way, ci sono proprio. No, guardate nel computer, c'è il trailer di Bros. Star 2? Ma c'è lo Star Park? Cosa lo Star 2? Raga, quale cose si fanno? Da qui potremmo andare a cambiare modalità. Che cambio? Cambiano modalità? Nulla. Lo so, raga. Possiamo farne anche tante. Tipo questa di Colt. E dopo possiamo andare a cambiare Brawl. Non abbiamo Pochu, male male. Mettiamo il primo. Che si abbina con questa ambientazione qui. È assurda. È assurda. Poi come vi dico io, qui da qua possiamo sempre cambiare modalità all'infinito. C'è tipo questa, la Star Force, perché si ricorda gli antenati. Poi possiamo dalla Star Force spostarci a sta roba qui. Ma raga, ma che succede se mi avvicino con quella? E già è entrato uno nella nostra lobby, rendetevi conto che già un tipo è entrato e no, io mi posso avvicinare. 51 ne ha di quei cosi, perché ci dice cosi. Posso fare anche le foto. No, non ci credo. Raga, così visualizziamo più la mappa. E da qui posso andare a chattare con la mia squadra e mandare le iconcine. Molto figo. Si vede anche una giostra. Ah, si oltrepassa. E posso anche andare a cambiare modalità. E qua penso un'azione, non lo so. Posso anche entrare nelle lobby altrui. Fare scherzi, robe varie. Degli amici diversi, ci sono tasti nuovi. Un'altra cosa molto che c'è qua in Cina, e ve lo aggiungo, una piccola chicchetta, il tasto segnala e ci fa vedere anche i libri. Questo qui addirittura, raga, ha completato tutto il libro. Cioè, guardate, schiacciandole me le visualizzo. Cioè, raga, ma che figata qui. No, raga, queste sono tutte immagini, vi ripeto, postate da Supercell. Tutte postate da loro, tutte ufficiali. Tutte. Non c'è una cosa non ufficiale. C'è però i profili, ragazzi, sono... cioè guardate i profili di certa gente come sono diversi. Cioè il mio, raga, è quello secondo me in eccellenza più scarso del gioco all'interno del server cinese. Cioè, raga, mi batte forte il cuore vedere player più forti così tanto. E qua, ragazzi, ci sono i club. Guardate quanto sono differenti. Almeno qui non c'è gente buggata come da noi in Italia. Anche qua c'è il tasto segnala. È tutto un altro gioco, ragazzi.
Cioè, l'amichevole quella nostra. Qua è cambiato qualcosa? No, era nulla. È proprio incredibile sta cosa. Cioè, guardate i codici come sono diversi. Cioè, ma regà, non vedeva la fama, non vedeva queste piccole cose. Cioè, è strano. Posso anche andare a cambiare nome. Cioè, regà, incredibile. Incredibile sto videozzo qua. Cioè, incredibile. Apriamoci una cesta e poi concludo il video con una cesta aperta. Vediamo cosa ci dà. Vediamo cosa ci dà. Io spero che con queste cose possiamo andare a comprare della roba, mi sa. Cosa ci dà? Cosa ci dà? Wow! Una specie di cecchinata da Belle. Apriamoci sti ultimi due. Uno. Tunk! Madonna, che figo che è Spikeone! Il nostro maggiordomo. Non ci credo, una coletta che fa... No, raga. Ma, raga, ma quanto vorremmo questa cosa all'interno dell'originale? Del Bros... No, non dell'originale, del Brawl Stars in Italia. Quanto lo vorreste? Cioè, è bellissima avere questa cosa all'interno del Brawl Stars vero. Dove è andato lì? Vediamo cosa becchiamo. Cioè, in una qua, raga, finiamo il primo pacchetto. E quindi da qui io, raga, posso andare bene. Tipo, qua abbiamo sbloccato... Madonna, che belli sti fanart. Ma da quelli posso mandare? Ma raga, ma... ditemi una cosa. Questa roba dei fanart in game, io la amo. Io sono un mezzo fan di sti fanart. Delle immagini incredibili. Di sta roba qui, raga. Io sono un fan. Cioè... mi piacciono tantissimo queste immagini che fanno nei post. Madonna, guarda che belle. Ce n'è un'altra che dobbiamo andare a visitare. E questa, raga. Addirittura gli sfondi della season. Sono 57 da sbloccare. Raga, incredibile. Penso che questa roba non so. È davvero bellissima sta roba. Lavoreremo all'interno dell'originale, sì, però con dei premi. Ogni finimento di un completamento davvero bella. Questo è Brawl Stars Cina. Fatemi sapere cosa ne pensate. Video da 18 minuti. Noi ci salutiamo, ci becchiamo al prossimo video. Quindi ciao belli e ciao.